Maria Pia Loverso con la mostra Il Giardino degli Angeli ha voluto rendere omaggio alle figure angeliche, alle figure alate che popolano la città di Palermo. È andata a cercarle nelle chiese, all'interno dei cimiteri, e sulle facciate dei palazzi, facendo riscoprire ai palermitani delle figure di cui proprio non ci si ricorda più. Ha fotografato gli angeli di Piazza San Domenico, quindi gli angeli di Giovanni Battista Ragusa, di Marino, dei fratelli Vitaliano, è andata all'interno delle chiese fotografando gli angeli di Serpotta, del Marrabitti, di Siracusa, ma soprattutto è andata nei cimiteri. Quello raccolto da Maria Pia Loverso è proprio un campionario di angeli e di opere d'arte che si trovano nei quattro cimiteri palermitani, quindi i Rotoli, Sant'Orsola, Santa Maria di Gesù e i Cappuccini. All'interno dei cimiteri la produzione statuaria è veramente incantevole e notevole. Ci sono gli angeli di Rutelli, di Domenico Costantino, di Francesco Garufi, di Luigi Filippo Labiso, tutti autori molto importanti, di rilievo, che hanno appunto occupato una grandissima posizione all'interno del panorama artistico palermitano tra la fine del secolo dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Le due immagini simbolo di questa mostra sono due angeli cimiteriali. Uno è di Luca Arrighini, un artista di Pietrasanta, vissuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e di cui appunto persiste la tradizione di marmisti proprio all'interno della famiglia, che continuano a fare proprio marmi a Pietrasanta, e poi di Luigi Filippo Labiso, un angelo che si trova all'interno del cimitero dei Cappuccini. È molto interessanti, appaiono soprattutto nei cimiteri appunto il periodo in cui sorgono la maggior parte dei cimiteri cittadini, appunto è tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, per cui tutta la produzione statuaria è prevalentemente Liberty. Poi andando in giro per la città ci sono anche i loro archetipi, quindi le vittorie alate. C'è una bellissima vittoria alata di Rutelli, che si trova sulla sommità dell'obelisco del Monumento dei Caduti di Palermo, oppure un'altra vittoria alata che si trova all'interno del Palazzo delle Ferrovie di Palermo. La mostra vuole essere un omaggio, una mostra appunto a metà tra la mostra documentaria e la mostra poetica, perché al di là di tutte le informazioni racchiuse anche soprattutto nel catalogo, è proprio una mostra che parla di angeli e dell'amore verso queste creature. Il Giardino degli Angeli, questo è il titolo che ho voluto dare alla mia mostra, e mi è venuto, quando ho deciso di fare appunto questa mostra, subito ho pensato a degli angeli in un giardino, perché alla fine Palermo ha tanti giardini, e oltre ai giardini normali, questi che si vedono in città, ci sono gli angeli che sono collocati nei cimiteri, e il cimitero non è altro che un bellissimo giardino, è sempre fiorito con gli alberi, e quindi a me è venuto solamente questo titolo per la mostra, perché per me erano gli angeli, il giardino degli angeli, non ho pensato a nessun altro titolo.
E proprio per questo ho voluto soffermarmi più che altro sugli angeli dei cimiteri, nel loro ambiente proprio naturale, in mezzo ai cipressi, alle cose. E così, man mano che camminavo per fotografare questi bellissimi angeli, perché per me sono bellissimi, anche se già li conoscevo, ne conoscevo molti, andando in giro per fotografarli, ne ho scoperti tanti che non conoscevo completamente. È veramente stata un'esperienza bellissima perché ne ho scoperti moltissimi e non solo, a parte il fatto di scoprirne tanti, ho pure guardato le firme e ce ne sono di firme molto importanti, ce ne sono moltissime di Benedetto Delisi, di Domenico Delisi, che è più recente ancora, e sono bellissime. Specialmente Domenico Delisi fa delle ali particolari, larghe, piene di piume, insomma, e poi hanno ognuna la sua caratteristica. E quindi sono rimasta molto affascinata da questo. E poi le acque santiere di San Giuseppe dei Teatini, del Marabitti. Insomma, ci sono sì anche gli angeli del Serpotta, qualcuno l'ho fotografato, ma il Serpotta ha avuto già ampio spazio dedicato a lui. E allora ho voluto rendere omaggio anche ad altri autori che di angeli ne hanno scolpiti tanti. Quelli di Mario Rutelli poi sono meravigliosi perché ne ho scoperto nel mio itinerario turistico fotografico sugli angeli. Ne ho scoperto uno bellissimo al cimitero dei Rotoli, che infatti sul catalogo c'è, si possono ammirare benissimo sfogliando il catalogo, che sono dei, almeno per me, che li ho fotografati e ci ho messo tanta passione, tanto entusiasmo, ho trasferito lì tutte le mie emozioni e per me sono bellissimi e non. Mi piacerebbe invitare i palermitani a fare i palermitani e non solo i palermitani, ma i palermitani perché questi angeli si trovano nella loro città. Mi piacerebbe che facessero un giro turistico proprio sugli angeli. E in città ci sono gli angeli del Palazzo delle Poste di Napoleone Martinuzzi, che quasi nessuno guarda, anche se stanno alla fermata dell'autobus che si trova là di fronte, magari neanche vengono, insomma, non gli si fa tanta attenzione. Alcuni li vedranno, ma altri non li vedono, anche se li guardano, non li vedono e non si immaginano che possa essere stato lo scultore un artista nato nel Veneto, in un'isola vicino Venezia. E quindi non gli angeli del Politeama, che sono di Nicolini, insomma, questi angeli non li vede quasi nessuno, non dico che li ho scoperti io, per carità, però sono poche le persone che li vedono veramente, perché si passa, si passa, si passa, ma non si vedono mai. Non si vedono non solo queste cose, tante altre cose. E questi angeli io mi auguro che qualcuno cominci a vederli. La mostra è organizzata dalla Galleria e Biblioteca d'Arte Studio 71 di Palermo, con il patrocinio della Provincia regionale di Palermo, assessorato alla cultura. La mostra Il Giardino degli Angeli è ospitata presso il loggiato San Bartolomeo di Palermo. Il bel catalogo è stato realizzato grazie al contributo dell'Edil Sider Prefabbricati.